Benvenuti o bentornati sul mio canale. Se pensiamo al Giappone, mi viene in mente Seiko, Citizen e Orient. Ma non solo. Questo signore, infatti, è Hajime Asaoka, che con la sua idea di orologeria indipendente e con i suoi calibri tipo il T16A con bilanciere in titanio da 16 mm, ha dato ampia dimostrazione di come anche l'orologeria giapponese si possa esprimere ai massimi livelli. Ma Hajime Asaoka non è solo un grandissimo orologiaio indipendente, ma è anche un famosissimo designer, cosa che si vede in una sua creatura nata negli ultimi anni. Parlo di Kurono Tokyo. Un marchio nato dall'idea di ricordare le umili origini in cui si trovava quando decise di mettersi a creare questi meravigliosi orologi di lusso artigianali e fatti a mano. Nasce quindi Kurono Tokyo e nascono dei modelli classici con forme stupende ricercate nel design, però con un movimento di fornitura della serie Miyota 9000. Movimenti scelti per contenere i costi e di conseguenza essere rivolti ad un pubblico più ampio. Nascono quindi diverse versioni e colorazioni di quadranti con bellissime miscele di vernici. Cassa da 37 mm e spessa solo 7 mm. Principalmente orologi eleganti, dei veri e propri dress watch da indossare tutti i giorni, magari con una camicia o con un vestito. Successivamente nascono poi anche i crono, dove lo stile e il design del maestro giapponese sono sempre ben visibili. Anche qui si gioca moltissimo con diverse combinazioni cromatiche che si integrano perfettamente nelle configurazioni del dial, sempre eleganti, di grandissimo design e molto sobrie. Questi orologi sono esclusivamente acquistabili in Giappone negli store ufficiali Kurono Tokyo o online quando appunto vi sono delle finestre di vendita aperte nel sito ufficiale Kurono Tokyo. Ovviamente ai prezzi, che non sono di certo altissimi, vanno comunque aggiunti i dazi doganali. Ma arriviamo alle conclusioni. È mia intenzione fare uscire due video di due marchi giapponesi, facendo brevemente conoscere questo marchio Kurono Tokyo e anche parlandovi di un altro marchio. Ma ora parliamo proprio di Kurono Tokyo. Ritengo questi prodotti essere molto validi e sicuramente collezionabili. Grazie mille per la visione di questo video. Non dimenticarti di iscriverti al canale perché per me è molto importante. Alla prossima!